Preparo colazione e poi andrò a fare ancora magari un giro qua fuori a vedere se riesco a scattare ancora qualche foto, ma più di questo non c'è da fare. Il paese è un paesino giovane, quindi senza un centro storico particolarmente interessante da visitare. E poi ci si sposta. Prossima tappa. Questi 4 giorni pre-Capodanno proseguono verso Angera, o meglio, dove sono adesso. Angera è uno dei primi comuni che si trovano sul Lago Maggiore, sponda lombarda, perché al centro del Lago Maggiore c'è proprio il confine Lombardia-Piemonte. È un comune decisamente noto per la sua rocca, che è abbarbicata là, ma quella che stai vedendo adesso, su quel monte e con le sponde del lago c'è ovviamente da passeggiare sia appunto lungo il lago ma anche verso il centro storico dove si possono fare piacevolmente 4 passi. Oggi la trascorrerò così tra il lago e il centro perché il tempo fa un po' schifo, è brutto e quindi spero domani possa essere meglio, anche se le previsioni non danno troppe speranze. Si fa quindi un bel giro, il camper è parcheggiato nell'area sosta gratuita, in realtà è un semplicissimo parcheggio comunale, andiamo giù di qua ma è bruttissimo, è un parcheggio comunale misto auto camper, non c'è ovviamente alcun servizio, è gratuito, dal parcheggio si accede direttamente al lungolago attraverso una piacevole passeggiata, è praticamente attaccato, comincia lì. Comunque in descrizione trovi ovviamente le indicazioni per arrivare in questo parcheggio, mentre per salire sulla rocca si può andare a piedi, sarà una bella passeggiata perché non è così vicinissima dal paese. Dal centro, comunque dal livello lungo lago. In alternativa, se hai un mezzo molto piccolo, c'è un parcheggio gratuito anche proprio in cima, dove vicino l'ingresso della rocca, ma mezzi veramente piccoli perché gli spazi sono esigui. Quindi io ho preferito parcheggiare giù di sotto dove ci sono molti più spazi. Il terreno è quasi pianeggiante, insomma, poi dipende molto dal posto dove vai a sostare. Io ho una livellata col cuneo lodato, è completamente su sabbia, quindi piuttosto umidice, vista la vicinanza al lago. Tutto intorno ai parcheggi ci sono degli alberi, quindi probabilmente in estate, ammesso di riuscire a trovare posto, poche possibilità di ricarica dei pannelli solari. Andiamo. Se non hai voglia di salire a piedi fin su alla rocca e non puoi arrivarci su con il tuo camper, puoi anche arrivare qua dietro alle mie spalle, dove c'è il molo dell'Imbarcadero che ti porta con una brevissima tratta proprio dall'altra parte del lago, di fronte ad Angera, c'è Stresa, che è un altro paese decisamente molto interessante da poter visitare. A Stresa si può salire anche sulla statua del San Carlone, quindi il San Carlo che guarda sul lago, che è laggiù da qualche parte, laggiù in cima. Ovviamente non c'è più la funivia che porta fin su in cima, bisogna arrivarci a piedi e la passeggiata è decisamente lunga, quindi insomma, vedete voi, può andare bene anche semplicemente il giro in battello che ti porta dall'altra parte a Stresa. Ma dopo una bella passeggiata sul lago ci sta un aperitivo. Facciamo una merenda che prima di pranzo, visto che sono le 11, ci sta. Poi decideremo pomeriggio che cosa fare. E questa è un po' della mia van life.
i minuti passano, è quasi mezzogiorno e quindi alla fine dall'aperitivo sono passato direttamente al pranzo, via via che tiro fuori cose, mi viene fame e quindi si prepara il pranzo, leggero.